Ancora una volta un prestigioso riconoscimento alla gelateria Cesare di Reggio Calabria. Di Reggio Calabria parliamo del Gambero Rosso. Sì, per l'ennesimo anno, terza edizione consecutiva, Gambero Rosso ci ha insignito dei due coni e quindi un riconoscimento apprezzato per tutta la città. Ecco, tutti questi riconoscimenti dovuti perché? Perché il vostro gelato è buono? E l'amore per il proprio lavoro, la passione che ci porta ogni giorno a fare ricerca, a selezionare le migliori materie prime, ma soprattutto a sposare quelli che sono gli ingredienti del nostro territorio, a cercare di promuoverli e esportarli in tutto il mondo. Come facciamo a riconoscere un buon gelato? Innanzitutto deve essere prodotto fresco tutti i giorni, quindi già la cremosità e poi andate a scovare quei gusti prodotti con ingredienti dei territori, perché dove ci sono gli ingredienti dei territori il gelatiere è un artigiano puro e quindi è da preferire a tutti gli altri. Quindi non solo il SIGEP fa da padrone ai calabresi, i gelateri calabresi, ma anche questo grande riconoscimento, come abbiamo detto prima, ancora una volta i gelatai calabresi sono al primo posto. Sì, la prima edizione di Gambero Rosso ha visto i gelatieri calabresi completamente assenti e quindi è stata una cosa stranissima. Piano piano noi abbiamo cercato di farci vedere e di far capire la nostra eccellenza e devo dire che nell'ultimo anno i risultati sono arrivati. Il SIGEP è stata un'esplosione proprio di talenti. Anche per lei, sia come gelatiere che come Davide De Stefano, una persona professionale nel suo lavoro. Sì, io mi impegno tutti i giorni, chiaramente con molta umiltà, devi cercare di lavorare come se fosse il primo giorno, nel senso che non sei mai arrivato. Io dico che i maestri sono tanti, ma dobbiamo essere tutti maestri e tutti allievi tutti i giorni.